Miss Meghan Markle ha chiesto a Sua Altezza Reale il Principe Carlo di condurla all'altare della Cappella di San Giorgio nel giorno del suo matrimonio. È una nota di Kensington Palace ad annunciare che Meghan Markle sabato 19 maggio si farà accompagnare in chiesa dal futuro suocero, il quale a sua volta è lieto di dare il benvenuto alla signora Markle in questo modo nella famiglia reale. Il principe Carlo, dunque, farà le veci di Thomas Markle che, come noto, non prende parte alle nozze della figlia e di Harry. Qui dove seguire in diretta il matrimonio dell'anno. Niente nozze per il padre di Meghan Markle dopo le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, è stata la stessa Meghan Markle a confermare la notizia dell'assenza di suo padre. Purtroppo, mio padre non sarà presente al nostro matrimonio. Ho sempre avuto a cuore mio padre e spero che gli sia lasciato lo spazio di cui ha bisogno per concentrarsi sulla sua salute, ha dichiarato la futura sposa del principe Harry in una breve nota diffusa da Kensington Palace. L'ex attrice, inoltre, ringrazia quanti hanno offerto in questi giorni generosi messaggi di sostegno. Le condizioni di salute del padre di Meghan Markle. Il padre di Meghan Markle, infatti, pare sia stato sottoposto a un'operazione al cuore, e gli sarebbero stati impiantati 3 stent. Nei giorni scorsi era stato scritto che il padre della futura principessa non avrebbe presenziato alle nozze in seguito allo scandalo provocato dalle rivelazioni secondo cui avrebbe venduto per $100,000 un servizio fotografico su di lui, fingendo che fossero immagini scattate a sua insaputa, quando in realtà era stato tutto concordato. E secondo la BBC sarebbe questa figuraccia il reale motivo dietro la sua rinuncia. Non voglio imbarazzare Meghan ulteriormente, ha ammesso lo stesso Markle alla stampa messicana. Meghan Markle, l'attrice di Los Angeles alla conquista della corte di Inghilterra di